Sindaco, innanzitutto il punto su quest'anno che sta per finire, questo 2022 che volge al termine. Ma è un anno non semplice, non semplice come gli ultimi anni che abbiamo vissuto, le vicende della pandemia, la guerra nel cuore dell'Europa, l'accoglienza delle persone dalla guerra e dai territori dove si combatte. Abbiamo cercato alla meglio di gestire con le istituzioni con cui quotidianamente collaboriamo, l'inflazione che sta non solo mangiando il potere d'acquisto di famiglie e imprese, ma che mette a dura prova anche i bilanci dell'amministrazione comunale, le risorse precedentemente destinate a lavori e a investimenti pubblici non sono più sufficienti. Quindi un quadro sicuramente non semplice, insieme a delle opportunità, per certi versi storiche, che questo paese sta provando a gestire, legata per esempio alle risorse straordinarie, al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che dopo una fase di elaborazione più teorica sta per entrare nel vivo. Si stanno concretizzando non solo progetti, ma anche cantieri che dovremo gestire in un quadro che, come ho detto prima, non è e non sarà semplice. Ecco, appunto, il 2023 inizia con tanti progetti e soprattutto con le risorse a cui faceva cenno poco fa, che dovranno essere messe a terra e poi sfruttate per la ripartenza. Sì, diciamo risorse su cui questa amministrazione si è impegnata nei mesi scorsi, anche di concerto, anzi soprattutto di concerto con diciamo, i comuni che ci sono vicini, con la dimensione Valdelsana. Noi già prima che fossero pubblici i bandi legati alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avevamo fatto un lavoro di progettazione di zona, e poi il lavoro è tornato utile una volta appunto siamo entrati nel vivo, no, della gestione delle risorse. L'anno prossimo sarà l'anno dei cantieri, cioè espletati tutti i passaggi formali, le varie fasi di lavorazione delle progettazioni, le procedure di gara, entreremo nel vivo. Tre sono, diciamo, i macro impegni che proveremo a onorare. Il primo e più importante, quello a cui teniamo particolarmente, riguarda l'edilizia scolastica, quindi gli spazi che la nostra città mette a disposizione per la formazione. Noi stiamo chiudendo la progettazione della scuola Pieraccini, e sarà un cantiere l'anno prossimo. Abbiamo già chiuso la fase della progettazione esecutiva della scuola del Borgaccio. Abbiamo chiuso nelle settimane scorse la progettazione esecutiva al secondo lotto della scuola Leonardo da Vinci. Stiamo lavorando sul adeguamento sismico e l'ampliamento dell'asilo di Dorodari. L'amministrazione provinciale ha chiuso le procedure di progettazione per l'adeguamento della scuola Roncalli. Siamo impegnati proprio in queste ore nella definizione ultima dei progetti della scuola innovativa che dovrà sorgere nella zona di via Aldo Moro. Quindi un lavoro enorme di tanti milioni di euro, che troverà appunto concretezza nell'anno prossimo. Questo è il primo aspetto. Il secondo è le operazioni di rigenerazione urbana degli spazi pubblici della nostra città, legate alle risorse del PNRR. Alcuni cantieri sono già partiti, penso a quello di Via della Pace di Staggio. Insomma, abbiamo già approvato i progetti dello scalo merci, approveremo nelle prossime ore il prolungamento del percorso ciclopedonale fino a Roncalli, il condominio solidale in via Trento, le operazioni ulteriori a Staggio, penso per esempio al progetto di riqualificazione di Piazza Grazzini. L'altro è il progetto su cui operativamente entreremo nel vivo l'anno prossimo, quindi nel 2023, che è l'altro piano di rigenerazione urbana, le cui risorse ci saranno assicurate, risorse della programmazione ordinaria 2021-2027 da Regione Toscana, e saremo impegnati nella definizione dell'investimento per i servizi sociosanitari legati alla diversa
abilità sempre nella zona di Via Trento, un investimento da 6 milioni di euro, la riqualificazione di Viale Garibaldi, l'investimento ulteriore in fortezza. Quindi una città che continua a cambiare pelle attraverso la ridefinizione e la riqualificazione dei suoi spazi pubblici. E così do infine un augurio, un saluto per la fine dell'anno. Sì, gli auguri, ecco, di passare ore, giorni di serenità con i propri cari, con i propri affetti, godere degli spazi della nostra città, diciamo cogliere le opportunità che le tante associazioni stanno costruendo nei nostri spazi, nelle nostre piazze, nel teatro, all'HB, nei locali dell'amministrazione comunale, nelle sedi delle associazioni per passare un po' di tempo insieme. Alla fine è quello che ci è mancato. Sono diverse le cose che ci sono mancate in questi anni, ma forse più di tutto la possibilità di avere corretti spazi di relazione con le persone. Ecco, questa opportunità le tante associazioni della nostra città lo stanno creando in queste settimane, in questi giorni. Cogliamo anche queste possibilità, appunto, per ore di serenità.